Tanto salutiamo il sindaco della città che ci onora con la sua presenza e ringraziamo il giudice Ingroia che ha affrontato un lungo viaggio per essere qui da noi e partecipare a questo importante dibattito, che affronta immediatamente il secondo tema, secondo solo nell'ordine in cui è scritto, perché in realtà questi tre temi sono così intrecciati per cui una gerarchia è difficile da individuare, quindi do la parola a Piero Di Caterina, un industriale del nord di Milano che ha denunciato la corruzione nell'ambito della politica, che è stato intervistato da un giornalista, è venuto fuori più di una pubblicazione, mi pare, che continua questo suo impegno per cercare di indebolire, se non abbattere, questo cancro che mina la nostra economia e la nostra società. Le passo. Buonasera e ringrazio tutti i cittadini di Formia per l'ospitalità, ringrazio le autorità presenti per darmi la possibilità di presentare quello che stiamo facendo in riferimento alla corruzione. Io sono un imprenditore del nord che è arrivato però dal sud 50 anni fa e ho creato un gruppo con un numero di 200 dipendenti circa. Svolgendo la mia attività industriale poi sono incappato in situazioni di corruzione molto grandi e ho dovuto attuare percorsi molto complessi per arrivare a denunciare. Il Romolo Rea prima ha parlato della terribile crisi che è stata nel paese e l'ha riferita anche alla crisi morale che noi stiamo vivendo. Io dico che andiamo oltre, io dico che il nostro paese è afflitto oggi da una gravissima crisi di legalità, perché in ambito della politica che amministra c'è la maggior parte dei politici che amministrano la cosa pubblica, che sono compromessi in un'economia che è inquinata, sicuramente inquinata dalla corruzione. Fenomeno che è difficile da percepire perché ovviamente noi non abbiamo una situazione statistica che ci illustra questo terribile fenomeno. Nessuno di quelli che la praticano ovviamente rilascia un'intervista e nessuno vuole far capire esattamente come si svolge. Io l'ho vissuto da vicino perché occupandomi di pubbliche forniture ho dovuto contrastare la politica del malaffare, perché anche con l'aiuto dei politici per bene è impossibile praticamente riuscire ad operare neutralizzando. Che cos'è la corruzione? La corruzione è quel fenomeno che attraverso una serie di azioni criminali consente a pochi cittadini di adoperare l'ascensore nella competizione della scalata sociale e condanna la maggior parte dei cittadini a salire attraverso scale sgangherate e malfunzionanti. Cosa vale questo fenomeno terribile che sta affliggendo il nostro paese? Un fenomeno che si può paragonare a un AIDS conclamante, perché la corruzione è una sieropositività. Esistono pochissimi paesi al mondo che sono a corruzione zero, abbiamo degli esempi nel nord Europa, ma nella maggior parte dei paesi c'è a livelli che possono più o meno essere considerati fisiologici. L'Italia è campione del mondo perché da paese sviluppato quale era, oggi è affiancata ai più deboli paesi del terzo mondo. E la corruzione si divide in due aspetti, secondo il mio punto di vista. C'è un aspetto che riguarda l'associazione criminale fra gli imprenditori che con il politico attuano la predazione di denaro pubblico, mettendosi d'accordo per frodare le pubbliche forniture, ed è una questione molto grave, che vale parecchi miliardi, e c'è l'altra corruzione che è quella degli imprenditori che debbono chiedere ai politici che amministrano condizioni di legalità per poter accedere al mercato, perché il mercato è stato affidato nelle mani di imprenditori importanti che esercitano l'abuso di posizione dominante e entrarci è un'operazione molto complessa.
Fino al 2011 in corruzione in Italia si è parlato molto poco, da Tangentopoli in poi, e per capire come il fenomeno sia stato trascurato e isolato anche sul piano della comunicazione, basti considerare che nel 2006 abbiamo avuto 1714 condanne per corruzione, nel 2011 ne abbiamo avuto 253. Quindi il fenomeno sembrerebbe in regressione, assolutamente no, il fenomeno è stato solo tenuto in sordina. Nel 2011, quando scoppiò il sistema Sesto, un sistema che mi vede protagonista assieme a molte altre persone, il procuratore capo della Corte dei Conti, Giampaolino, esordì dicendo: la corruzione in Italia vale 60 miliardi, un numero all'otto, perché il procuratore capo della Corte dei Conti prese questo valore da una statistica di Transparency International, che è un'organizzazione mondiale che rileva la percezione della corruzione dei cittadini, quindi non rileva il valore, ma rileva un dato che è riferito a quello che i cittadini pensano della corruzione. E siccome quando scoppiò il sistema Sesto, nel giro di un mese e mezzo, fenomeno molto rapidamente, il procuratore capo si sentì in dovere evidentemente di cominciare a trattare l'argomento e tirò fuori questo valore. E la corruzione in Italia vale molto molto di più. Secondo il nostro punto di vista, per il lavoro che stiamo facendo di analisi, per l'esperienza che abbiamo vissuto, in Italia la corruzione potrebbe valere alcuni centinaia di miliardi. E come facciamo noi a fare questa affermazione? Facendo alcune analisi delle pubbliche forniture. Noi nel nostro paese abbiamo opere pubbliche che costano 4 volte quello che costano all'estero, per esempio. Quindi, due sono le cose: o gli italiani sono degli sprovveduti, dei cretini, che non sono capaci di attuare l'intrapresa pubblica, e non ci credo perché non siamo un popolo di fessi, o gli italiani sono amministrati da gente che ruba. E vi faccio un esempio di facile comprensione. Voi quando andate a casa stasera e vedete un lampione della luce, dovete chiedervi: questa illuminazione pubblica quanto ci costa? Bene, il paese che spende di più in Europa per l'illuminazione pubblica è la Germania. La Germania spende 340 milioni per illuminare il paese dei tedeschi. A questa cifra va aggiunta il costo dell'energia, che costa il 35% meno che da noi, e si porta a una guardevole cifra di 500 milioni di euro. Questo sono dati reperiti dal web e dalla stampa, quindi l'attendibilità è quella dei dati che circolano sulla rete. L'Inghilterra spende 320 milioni, la Francia sui 280, sono solo cifre che girano su questi livelli. L'Italia spende 1 miliardo di euro e vi garantisco che il nostro paese è illuminato in una maniera terribile rispetto ai tedeschi. Io in Germania l'ho praticata per lavoro. Loro con i pali della luce monitorano l'aria, la sicurezza, il traffico, fanno un sacco. I nostri pali, l'unica cosa che possono fare è dare una scossa quando qualcuno si appoggia per sbaglio, perché ci è successo. Questo valore è impressionante. È impressionante ed è semplice. Io lo cito perché è semplice per comprendere. Ma ne cito un altro. Io mi occupo di trasporti pubblici e il trasporto pubblico in Italia viene indicato dalle associazioni, delle aziende pubbliche e delle aziende private ad un costo di 10 miliardi. Innanzitutto è un numero incompleto che buttano in pasto ai cittadini perché trascurano i contributi in conto capitale, quelli cioè che servono per comprare i pullman che sono in questi giorni all'attenzione delle cronache a Roma, ma lo sono anche da parecchi anni dall'epoca del Tangentopoli. E quindi, secondo il mio punto di vista, ci si porta verso i 13 miliardi di lire. Io ho fatto questo mestiere e conosco bene i conti del trasporto pubblico. Faccio ancora questo mestiere. In Italia, secondo i miei conti, il trasporto pubblico vale 7 miliardi. I 3 miliardi in più sono soldi che vengono spesi a danno dei cittadini e servono a sostenere
posti di lavoro inutili che rappresentano un privilegio per alcune persone e ad essere rubati per un'altra parte. Non sappiamo esattamente quanto, perché? Perché in Italia, come al solito, si inventa il gioco delle tre carte in tutti i settori. Il trasporto pubblico italiano, che per il 90% è in mano alle aziende pubbliche e per il 10% in mano alle aziende private, è stato affidato da sempre a queste aziende municipalizzate che erano aziende pubbliche, cioè erano aziende che dovevano rendere conto all'amministrazione presentando i propri conti e mostrando il proprio comportamento. Poi, con delle leggi ben studiate ad hoc, sono state trasformate in società per azioni. E oggi queste aziende si comportano come aziende pubbliche quando devono avere i contributi e come aziende private quando devono far vedere i bilanci. Perché i bilanci non è possibile esaminarli. Certo, si esaminano i bilanci pubblicati, quelli che servono solo a perdere tempo quando vengono guardati, perché un bilancio, per essere comprensibile, deve essere corredato degli allegati, delle veline. La realtà è che, faccio un esempio che può servire a comprendere, un'impresa privata che fa trasporto pubblico paga un autobus sui 200-220 mila euro e magari un'azienda privata ne compra 10 in un anno. Una grande azienda pubblica che ne compra 400-500 e dovrebbe avere una capacità contrattuale molto più ampia, lo paga 250-260. Bene, in questo gap c'è la ruberia. Quando scoppiò Tangentopoli, nel profondo nord, ad Esio, c'era un'impresa, l'impresa Mauri, Ambrogio Mauri ne era titolare, e nelle discussioni che facevamo ci illudemmo che nell'azienda pubblica milanese, che era stato oggetto di procedimenti di legge perché fu scoperto giornalmente, si stesse aprendo una nuova stagione che potesse dare la possibilità a imprese private di accedere a questo mercato. E lui era convinto di aver vinto un appalto, storica cosa, perché fino ad allora gli appalti per la fornitura di autobus in Italia li vinceva un unico soggetto, la Fiat. L'appalto fu assegnato a lui e questo uomo fu molto contento, produceva delle bellissime macchine, io ero da lui perché dovevo comprare 20 autobus e partecipare alla sua gioia. Dopo alcuni giorni gli comunicarono che doveva stringere i denti perché l'appalto avrebbe dovuto dividerlo con una cooperativa rossa di Modena. Però tutto va bene, insomma, uno dice piuttosto che niente, prendo piuttosto, e i 100 autobus gli promisero 40 autobus. Mi parlò, disse: guarda, comunque spero con questa fornitura di 40 macchine di riuscire a fare andare avanti la mia azienda, di poter pagare e far lavorare. Si stava illudendo perché dopo una ventina di giorni l'appalto fu annullato e fu dato alla Fiat. Ambrogio Mauri non ebbe il coraggio di andare avanti e si sparò un colpo al cuore con una 38 Special. Questa è la storia del... Oggi si stanno ricreando pari pari tutti quei meccanismi. La corruzione non si conosce, i cittadini non hanno la percezione di che cos'è la corruzione, perché la magistratura si occupa del fenomeno quando il ladro è stato acchiappato col sorcio in bocca e quindi è alla fine del processo corruttivo. La magistratura non riesce a contrastare il fenomeno perché ha dei tempi molto dilatati e ha diversi problemi, secondo me. I più autorevoli PM italiani hanno affermato ultimi anni che non ce la fanno a contrastare il fenomeno perché la normativa non glielo consente. Secondo il mio punto di vista, se la normativa lo consentisse così come è impostato oggi il lavoro, non ce la farebbero ugualmente, perché oggi sperare di combattere la corruzione lavorando sulla stecca è praticamente impossibile, perché si può operare la corruzione in Italia
la stecca si può pagare sull'America, quindi non riusciranno mai a poter farlo. Si deve mutare completamente l'azione e si deve lavorare sull'abuso e sulla manipolazione di funzioni pubbliche. Si deve riprendere in mano tutto il ragionamento delle parti e i cittadini, una parte dei cittadini, debbono avere la possibilità politica di esercitare un controllo molto forte. Ecco, in Italia la corruzione si può attuare perché i sistemi di controllo sono completamente azzerati. Al nord, io conosco la situazione del nord, conosco quella del centro e del sud, al nord abbiamo quasi completamente sconfitto la corruzione decentrata. La corruzione decentrata è quella corruzione spicciola, quella che è praticata dal vigile urbano che chiede 500 euro per un insegna luminoso. Succede a Milano, sono successi fenomeni di questo genere, ma sono molto contenuti. Si è sviluppata tantissimo la corruzione centrale, quella che si attua nelle stanze del potere, da pochi soggetti. E si attua anche quella che si percepisce ancora meno, che è la state capture, che è la corruzione ad altissimo livello, che lottizza tutte le situazioni economiche più importanti. Come combattere questi fenomeni che, secondo il mio punto di vista, stanno portando questo paese all'impoverimento in modo molto molto veloce? Formare dei cittadini alla conoscenza del fenomeno e cominciare a ritornare a occuparsi di politica all'interno delle amministrazioni pubbliche, portarsi vicino al primo cittadino e sostenerlo se è un primo cittadino per bene e censurarlo se è un primo cittadino che si comporta male, e riuscire a pretendere dalla politica la partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Noi abbiamo creato un movimento, siamo in contatto con giovani molto forti nel campo dell'informatica, vogliamo portare in Italia la pratica che viene attuata nei paesi anglofoni, che è la pratica del whistleblowing, dare la possibilità a coloro che conoscono il fenomeno di corruzione di poter denunciare senza essere poi stentolati dalla macchina politica e dalla magistratura che non funziona tante volte, e in condizione anche di anonimato, perché uscire allo scoperto per uno che vuole denunciare è terribile. Io l'ho fatto, ho messo un pezzo della mia vita sul piatto della partita, ho potuto farlo perché arrivo in condizioni di forza abbastanza buone, ho una formazione mentale particolare, ma alcune persone che hanno tentato di farlo con me sono state distrutte completamente. Cito solo uno, una importante famiglia che ha operato nell'edilizia a Sesto San Giovanni, a Stalingrado d'Italia, la famiglia che aveva una disponibilità finanziaria cash negli anni 90 di 500 miliardi di lire, la famiglia che ha preso importante aree da riqualificare e che avrebbe portato alla città posti di lavoro importanti per la collettività, oggi è sull'orlo del fallimento. Perché? Perché l'amministrazione pubblica ha fatto la melina, si dice a Milano, ha allungato il brodo, in quanto pretendeva che nella partita entrasse il sistema cooperativistico per la divisione della torta. Quindi sono situazioni molto gravi, molto pesanti, non se ne parla. La magistratura, anche quando vuole impegnarsi, secondo il mio punto di vista, riesce a guagliare poco. L'unica è prendere giovani, formarli e avvicinarli ancora all'amministrazione della cosa pubblica.